Di nuovo il più cordiale ben interconnessi. Dopo aver ascoltato i Boom Dada Bash, signori, non me lo fate dire perché non sciogli lingua, per un milione da Sanremo 2019. A me piace adesso Sanremo perché Boom Dada Bash e Nigiotti stanno salendo rapidamente la classifica. Non ce l'abbiate con Mahmood, perché Mahmood ha fatto un rap tanto per divertirsi, dicendo qualche cosa di serio, qualche cosa no. Achille Lauro, l'ho sempre detto, non lo prendiamo in considerazione né sotto il profilo umano né sotto quello canoro, anche perché bisogna vedere sinceramente la melodia, il rumore di Achille Lauro non è nuovo, anche quello di Babush assomiglia a qualcos'altro, però si sa, la musica sono sette note. Però se vanno su canzoni belle come quella di Nigiotti e Boom Madash, oltre che Loredana Bertè, oltre che altri, va bene, vince la melodia. A proprio, mi sono sempre dimenticato, innanzitutto buon pomeriggio, come stai Luigi Pasculli? Ciao Roberto, molto bene, grazie. Allora, prima di tuffarci nel derby, non ti ho mai chiesto, ma a te quale canzone ti era piaciuta di più del festival? Una me ne devi indicare. Guarda Roberto, sembra un caso, però la canzone che mi è piaciuta di più è stata Non Hollywood di Nigiotti, perché quella che abbiamo ascoltato praticamente 40 minuti fa, ho capito. Sì, mi ha colpito veramente nel cuore, perché poi insomma... in un'intervista Nigiotti ha sottolineato come la canzone l'avesse scritta poche ore dopo la morte del nonno avvenuta in agosto. È un testo segnante, molto 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 sentito, e quindi se dovessi insomma dirti una canzone che mi è piaciuta particolarmente, ti direi è proprio Nonno Hollywood, che secondo me forse avrebbe meritato il titolo, secondo me. Però sicuramente non il decimo posto, ecco così. Bravo, e poi soprattutto cambiasse il regolamento, perché per quanto possano essere sedicenti esperti, non è che una giuria tecnica può ribaltare il risultato popolare dell'Italia che aveva votato telefonicamente, no? Sì, siamo decisamente d'accordo, è stato dato veramente troppa rilevanza a quella giuria, e non si può sovvertire così un giudizio dato da milioni di italiani. E dopo i giornali chiaramente scriveranno bene dell'etichetta discografica che ha garantito Sanremo quest'anno, ma guarda un po'. Poi buon caccia mia, stati zitto, che sono troppo velenoso oggi sparo. E a proposito di sparate, c'è il derby domani sera con Massimo Penso e con Tony Mantineo, che è stato ospite d'onore e abbiamo ricarcato insieme dal 1978 oggi la modulazione di frequenza. Abbiamo messo l'indice su Manolas, perché Massimo Penso ha detto: ma sai, Manolas è un po' scenografo, sembra sempre che lo fucilano, che lo tritano, che lo mitragliano, poi magari l'infortunio è lieve e può giocare tranquillamente sia domani contro la Lazio che martedì contro il Porto, perché io più prudentemente domani non l'avrei schierato, cioè me lo sarei portato in panchina, e invece a Oporto, che lì c'è da fare dentro fuori, lì l'avrei schierato così quel che costi. Che ne pensi tu in proposito? Allora, conosciamo bene Manolas, sappiamo che ha una soglia del dolore molto, molto bassa e che quindi spesso anche al minimo problema tende ad uscire. Ha avuto semplicemente una distorsione alla caviglia, già da ieri si allenava in gruppo, quindi penso che in una partita importante come il derby, soprattutto viste le alternative, visto il Marcano attuale, Juan Jesus che non gioca da più di due mesi, è giusto schierare il calciatore più importante in difesa. E visto anche il mancato arrivo di Miranda, perché sembrava cosa fatta, alla fine non si è fatto nulla. Sì, chiaramente se ci fosse stato magari un giocatore dell'esperienza di Miranda, probabilmente Manolas avrebbe potuto riposare in vista della fondamentale trasferta di mercoledì ad Oporto. Però Di Francesco oggi in conferenza stampa, che tra l'altro si è conclusa da poco, ha sottolineato come la partita più importante è proprio quella di domani sera, giustamente, proprio perché arriva prima e quindi deve essere vinta, perché fare una buona prestazione al derby, magari portare a casa i tre punti, darebbe anche grandissimo entusiasmo in vista della partita di mercoledì e soprattutto un nuovo slancio ad una classifica che piano piano si sta facendo più interessante, perché se prima c'erano quattro squadre per il quarto posto, parlo di Milan, Roma, Lazio e Atalanta, in questo momento con la crisi interna dell'Inter si è aperta anche la possibilità, lo spiraglio di poter agganciare questo terzo posto. Ricordiamo, la Roma ha soli tre punti in questo momento dall'Inter e il Milan ha un punto dai cugini. L'Atalanta si è allontanata dopo due sconfitte, la Lazio domenica non ha giocato, deve recuperare una partita, ma insomma se la Roma dovesse riuscire a battere i cugini biancocelesti
non dico che li eliminerebbe definitivamente dalla lotta. Vedendo le proiezioni di entrambe le formazioni, allora noi abbiamo sulla fascia esterna, destra e sinistra bassa, abbiamo Florenzi, falso terzino destro, e Kolarov, falso terzino sinistro. Loro si sono imbottiti, almeno questo dice la previsione, di sei centrocampisti. Praticamente Caseido va in panchina, pronto a subentrare nel secondo tempo. Molti invece temevano l'innesto di Caseido dal primo minuto. A sto punto, vista anche la formazione con un 3-6-1, perché questo farà Inzaghi, è la partita per la Roma, oppure attenzione alla loro ragnatela, perché questi ci potrebbero far male con azioni di contropiede di cui sono maestri? Ma già nei derby degli anni passati abbiamo visto come Inzaghi spesso ha tentato di irretire il gioco avversario, di abbassare i ritmi e di ripartire in contropiede. Spesso, soprattutto contro la Roma di Spalletti 2-3 anni fa, ha avuto la meglio, la Lazio ha vinto parecchi derby. Di Francesco invece già nella partita di andata del derby, insomma, di questa stagione, e nei due della scorsa stagione è riuscito a trovare le contromisure esatte, tant'è che in tre derby Di Francesco è imbattuto. Però sai, la Lazio gioca questo calcio molto particolare, con un 3-5-1-1 in cui l'uno sarebbe un quasi sesto, come dici tu, che copre molto a centrocampo. Gli unici due ballottaggi sono quelli tra Correa e Luis Alberto e tra Marusic e Romulo per la fascia destra. Io credo che bisognerà fare molta attenzione nella zona nevralgica del campo, e Di Francesco lo sa bene, quindi si schiererà con questo 4-2-3-1 in cui però Zaniolo, che farà l'ala destra, e Pellegrini, che farà il finto trequartista, saranno molto attenti alle coperture dei centrocampisti avversari. Senti, io insisto, ho già insistito con Massimo Penzo, che si era attaccato alla spalliera del letto, che è di ferro, d'acciaio inox, mi diceva, perché secondo me questa domani sera è la partita della Roma, a portata della Roma. Se la Roma farà la Roma, rispettiamo la Lazio, non la sottovalutiamo, non la snobbiamo, io ho paura solo dei miei giocatori. Secondo te è un'ottica restrittiva del mio pensiero, o è la realtà che dobbiamo aver paura solo dei nostri? È la realtà, e sottolineo purtroppo, perché soprattutto in questa stagione la Roma ci ha abituati ad alti e bassi clamorosi. In campionato nelle ultime 8 giornate si sono ottenute 6 vittorie e 2 pareggi, quindi il trend è sicuramente positivo, però ricordiamoci tutti che c'è quel buco nero della trasferta di Coppa Italia a Firenze, dove ancora di pensarci la ferita è veramente aperta. È aperta, non si chiude momentaneamente, non c'è nulla da fare. No, però la Roma, sì, la Roma, Roberto, è una squadra che riesce a fare e a disfare in pochissimo tempo. E la Lazio è un'ottima squadra che in questa stagione non sta rendendo come nelle precedenti, perché ha avuto tantissimi infortuni, soprattutto dal centrocampo in su, tant'è che sia Immobile, sia Luis Alberto e lo stesso Milinkovic non sono al piano della forma e probabilmente non verranno rischiati tutti e tre. A mio modesto avviso Luis Alberto partirà dalla panchina perché Correa è più in forma. Però anche la Roma, purtroppo lo sappiamo benissimo, ha avuto i suoi infortuni, forse in questa stagione ce ne sono stata una serie infinita che hanno dilaniato completamente in vari momenti della stagione la squadra. Allora, vediamo un attimo la proiezione, sì, però se Manuela, se tu ogni volta che io sto per dare le ipotetiche formazioni mi fai l'aggiornamento mentre io lo sto per dire, rimaniamo in impasse. Allora, Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Cristante, De Rossi, Pellegrini, Zaniolo, Zego e Sciaravi. Qui nessuna sorpresa, no? E questa è la formazione della Roma, penso. Sì, c'è solamente un piccolo ballottaggio fra Zonzi e Cristante, uno dei due affiancherà De Rossi, penso più Cristante. Zonzi pronto a passeggiare per gli ultimi 15 minuti della partita. Stracoscia, questa è la Lazio, questa potrebbe essere la Lazio. Allora, Stracoscia, Bastos, Acerbi e Radu, Romulo, Parolo, Milinkovic, Savic, Leiva e Lulic, Correa dietro Immobile, quindi è un 3-6-1 perfetto. Noi abbiamo il 4-3-3 e io, vedendo queste formazioni, oggi sono impazzito, ti chiedo scusa Luigi perché ho fatto toccare ferro a tutti, questa è la formazione idonea per poter battere la Lazio, secondo me. Perché praticamente badano solo a contenere, se tu sai chiudere gli spazi, non vai a fare all'arrembaggio Mieprodi e lasci le praterie alla Lazio, tu la partita alla fine la vinci.
Io però credo devi... che sarà fondamentale il ruolo soprattutto di due stanni d'attacco, di Zaniolo da una parte e di El Shaarawy dall'altra. Sì. Sono due degli elementi più importanti e più in forma. La raccomandazione sacrosanta è che tu dovrai chiudere gli spazi laterali. Quello è. Sì, e soprattutto bisognerà fare attenzione alle incursioni di Milinkovic, ma anche alle scorribande dei due esterni e di Correa, e poi soprattutto a Immobile, che quando vede la Roma insomma segna quasi sempre 4 gol nel derby, quindi nonostante non segni da tanto e nonostante insomma abbia realizzato solamente 11 gol, che sono pochi per le sue medie a inizio marzo, è sicuramente il pericolo numero uno. Però sai, Inzaghi non ha mai brillato per gioco offensivo. La Lazio segnava molto perché negli ultimi due anni ha trovato Immobile e in Milinkovic, nello scorso anno in Luis Alberto, tre elementi veramente sfavillanti. In questa stagione invece la Lazio segna molto meno, ma subisce anche molto meno. Mentre la Roma è il terzo attacco della Serie A dopo l'Atalanta. Però Luigi, ti chiedo scusa, ma fino a che non è stata giocata la partita di Coppa Italia Lazio-Milan, no? È una Lazio in crisi di gioco, in crisi di identità. Io non so se l'altra sera il Milan che non ha giocato a pallone, nel senso ha risparmiato le forze, oppure la Lazio si sta ritrovando, e se così fosse è un pericolo in più per noi. Come hai visto te? C'è una Lazio che sta rinascendo o è semplicemente un Milan che era spento? Guarda, io ho visto i primi 15-20 minuti molto tattici, in cui nessuna delle due squadre si sbilanciava. Poi sicuramente nella seconda parte del primo tempo, ma soprattutto nella seconda frazione di gioco, la Lazio ha preso in mano le redini e ha dimostrato di essere una squadra in crescita. In crescita soprattutto perché, Roberto? Perché molti dei suoi infortunati a cui facevo riferimento prima pian piano sono tornati e stanno tornando in forma. Probabilmente se avessimo incontrato la Lazio 20 giorni fa, un mese fa, avremmo avuto sicuramente più chance di vittoria. Però sai, poi il calendario ci pone davanti a questa partita agli inizi di marzo. Anche la Roma ha avuto i suoi infortuni e comunque li sta recuperando. Ci saranno quasi tutti al di fuori di Under e probabilmente Schick, che non so se verrà convocato, ma comunque andrebbe in panchina. Under è iallato perché praticamente il riacutizzarsi dell'infortunio non ci voleva, no? No, perché sarebbe stato soprattutto importante nella partita di Oporto, dove la Roma sicuramente avrà spazi incredibili. Certo, e poi un Under che tante volte, senza ragionare di tattica e di logica, prende e ci tira, sinceramente no? Sì. Diciamo che forse l'alter ego, il giocatore che potrebbe essere l'Under nella partita di Oporto è Perotti. Non ha giocato benissimo a Frosinone, però ha messo 60 minuti nelle gambe. Io credo che nel derby, pur partendo in panchina, nella partita di Oporto, anche una mezz'ora di Perotti fatta veramente bene possa essere importante. Che cosa temi invece a questo punto? Abbiamo detto che temiamo noi stessi. Della Lazio che temi? Solo le ripartenze oppure no? Guarda, Roberto, della Lazio l'organizzazione di gioco su tutto, perché comunque Inzaghi è lì da tanti anni, c'è questo 3-5-1-1 o 3-6-1 collaudato, e quindi bene o male sono sempre gli stessi giocatori. Lotito difficilmente acquista, ma poi difficilmente cede anche i suoi giocatori, lo stiamo vedendo con Milinkovic, con Luis Alberto, con Immobile. È una squadra rodata, è una squadra che quando gioca i derby c'è sempre con la testa, però la Lazio ha probabilmente un grande limite, che è quello poi di perdersi in un bicchiere d'acqua nelle partite importanti. Infatti difficilmente poi nei big match riescono a portare a casa il risultato. Se non erro sono riusciti a vincere solamente con la Juventus a Torino nella scorsa stagione, ma poi diciamo nelle partite clou non riescono mai ad essere completamente incisivi. Possiamo fare affidamento su questo, ma soprattutto su noi stessi, perché la Roma è una squadra che comunque si sta riprendendo, che ha giocatori importanti, ha un Dzeko che finalmente sta dimostrando di essere tornato ai suoi livelli, ed è importante perché stiamo entrando nella fase finale. E poi c'è anche un fattore scaramantico, perché comunque la Roma con Mazzoleni, che sarà l'arbitro della partita, ha ottenuto sempre dei buoni risultati e non ha mai perso nel derby.
Oh, e l'arbitro, poi speriamo, Mazzoleni dovrebbe essere all'altezza della situazione, perché ho visto che ultimamente questi arbitri sono molto scarsi, non so. Oppure bisognerà cambiare il regolamento che se interviene il VAR o la VAR, a me piace di più la VAR al femminile, è la VAR che dà la decisione finale. Perché tante volte l'arbitro in campo, non lo so, cioè è come se rimangiasse le sue decisioni oppure una compensazione. Quando c'è la regola della compensazione nella testa di un arbitro non va mai bene, perché due precedenti situazioni col VAR erano andate a favore dell'Inter, mi riferisco a Fiorentina-Inter chiaramente, la terza ha detto vabbè ma il rigore glielo concedo per compensazione, quando poi magari invece il rigore non era. Allora, se tu mantieni l'imparzialità, perché l'arbitro deve essere imparziale, non si deve far avvolgere dall'atmosfera del campo, del terreno di gioco, dei tifosi, della squadra di casa e via discorrendo. Ci sono situazioni irregolari, le sanzioni, sia che l'Inter sia che la Fiorentina. Non puoi andare a compensazione. E questo è un dubbio che è rimasto nelle nostre teste, secondo te? Allora, io sono d'accordo sul discorso VAR decisione ultima, nel senso che nel momento in cui si viene a rilevare che un arbitro effettivamente ha sbagliato, la VAR deve intervenire e prendere una decisione univoca, quindi la decisione finale dovrebbe spettare alla VAR, perché altrimenti, come dici giustamente tu, un arbitro potrebbe essere condizionato da episodi accaduti in precedenza, come ad esempio nella partita di domenica scorsa tra Fiorentina e Inter. Perché dopo essere andato due volte al VAR e aver ribaltato due episodi contro la Fiorentina, evidentemente l'arbitro si è sentito condizionato anche un po' psicologicamente nel non dare un rigore che comunque non c'era, perché abbiamo visto tutti che D'Ambrosio l'ha presa con il petto. Poi voglio aprire comunque una parentesi e sottolineare che non mi è piaciuto il comportamento di Spalletti, perché A l'episodio nessuno penso, eh. che sicuramente andava contro l'Inter ha fatto fuoco e fiamme, però ricordo benissimo che quando a Roma ci fu l'episodio del rigore non dato a Zaniolo, in cui addirittura non si andò alla VAR, Spalletti non solo negò l'evidenza, cioè il rigore a favore della Roma, ma sottolineò come c'è, secondo lui ci fosse un fallo. Sì, ce lo ricordiamo tutti. Guarda, io ti posso dare un'indiscrezione al volo su questa della Roma, che Cambiasso, ex giocatore Esteban Cambiasso, che di solito fa la spola tra la Spagna e l'Italia, questa settimana non si è mosso da Milano, vuoi perché a Mediaset e a Sky è ospite di trasmissioni sportive, ma le cattive lingue dicono che sia l'emissario di Joseph Mourinho, pronto già per quest'altro campionato. Per cui, se veramente la situazione è questa, noi vedremo uno Spalletti sempre più scenografo in conferenza stampa. Ma io credo che Spalletti sappia già nella sua testa che il prossimo anno non sarà l'allenatore dell'Inter, perché comunque sia Marotta e questa dirigenza stanno pensando a soluzioni completamente differenti, poi che possa essere Cambiasso, Mourinho, Conte, Simeone. Beh, Cambiasso è l'uomo di Mourinho, fuori discussione. Sì. Conte bisognerà vedere se si avvicina all'Inter oppure no. Io preferirei più alla Roma, però vabbè. Tanti allenatori importanti su piazza, c'è anche Zidane che però probabilmente si accaserà al Chelsea, si libererà Sarri e bisognerà fare poi dei ragionamenti su alcune panchine italiane come ad esempio quella della Roma, quella dell'Inter, anche quella della Juventus, perché se non dovesse andare avanti in Champions difficilmente Allegri rimarrebbe un altro anno a Torino. No, ha chiuso. Allegri dovrebbe aver già chiuso, già pure che andasse avanti. Il ciclo è finito. Cioè, la faccia di Cristiano Ronaldo verso Allegri ha raccontato tutto praticamente. Io credo che comunque ci sia un tempo per tutto, forse questo era diciamo l'ultimo anno tra virgolette buono per Allegri per poter dimostrare al mondo intero che la Juventus potesse vincere la Champions. Chiaramente le è capitato un ottavo di finale molto difficile, perché l'Atletico, oltre ad essere una squadra molto rognosa, ha anche lo stimolo in più che la finale si giocherà proprio al Wanda Metropolitano, e quindi ci stanno mettendo veramente quel qualcosa in più. Però poi questi sono magari dei discorsi prematuri. Io a sensazione dico che l'esperienza a Milano di Spalletti e anche quella di Allegri a Torino termineranno, insomma. Oh, la chiave di svolta, secondo Manuela, per la Roma sarà El Shaarawy, d'accordo? È cresciuto tantissimo in questa stagione, sta diventando un calciatore importante, l'ha detto anche oggi in conferenza stampa di Francesco. Sono d'accordo perché
In quella zona del campo agiranno Bastos e Romulo, che forse sono gli anelli deboli della Lazio, e se il Shaarawy è in giornata, come ha dimostrato anche insomma negli ultimi mesi, può essere devastante. Beh, anche perché costringere Romulo a fare il terzino destro per me è una eresia. Romulo è un centrocampista esterno, interno, ma fargli fare il terzino destro è come far fare il terzino destro a Florenzi, no? Per necessità lo fai, ma non è che possono rendere al 100% nei ruoli non propriamente loro. Sì, tatticamente Romulo è molto simile a Florenzi, un giocatore molto generoso che sa giocare nei tre d'attacco, che può giocare da terzino destro, intermedio di centrocampo, però poi nasce essenzialmente come una mezzala, un centrocampista, quindi far sacrificare Romulo in quella posizione vorrebbe dire che il Shaarawy ha giocato una gran partita e l'ha costretto ad una fase difensiva importante. Dall'altra parte stesso discorso, Zaniolo deve riuscire a costringere Lulic a giocare molto, molto basso. Questo vorrebbe dire che insomma la Roma ha impostato bene la partita, e nell'impostarla bene sarà fondamentale però quando il ruolo Lulic di De Rossi. Scende nelle sue scorribande sulla fascia, chi lo va a coprire? Non ho capito, Roberto, scusa. E quando Lulic scende sulla fascia, chi lo copre? Allora, diciamo, nella prima metà del campo sicuramente Zaniolo, proprio perché giocherà lì, e poi nel momento in cui passa, entra nella metà campo della Roma, in prima battuta De Rossi, in seconda battuta soprattutto Florenzi, che è il suo diritto. No, perché vedendo di nuovo l'organigramma sviluppato su carta, chiaramente, della Lazio, loro probabilmente sperano di catturare nella ragnatela Florenzi facendolo venire avanti. Si sa che Florenzi poi non ha il passo del terzino e loro da sinistra tenteranno di bucare. Esatto, è nitida la cosa. E cioè, praticamente, se tu fotografi le due formazioni, noti che una possibilità per la Lazio c'è proprio su quella fascia. Da quest'altra parte, invece, la storia si ripete al contrario con El Shaarawy e Romulo. Quindi praticamente potremmo vedere, non so se dei bei gol reciproci proprio da quelle fasce o delle promozioni di azioni proprio su quelle fasce dove le due squadre, secondo me, hanno due bei buchi. A meno che poi, alla fin fine, non rispolveri Santon terzino e porti Florenzi avanti. Allora il discorso cambia radicalmente. Però dopo Zaniolo Pellegrini, cioè, chi fai uscire dopo? No, l'unica alternativa sarebbe quella di mettere, come dicevi tu, Santon terzino, Florenzi alto e spostare Zaniolo al posto di Pellegrini, però non credo che verrà applicata questa cosa. E bisogna fare molta attenzione soprattutto agli inserimenti di Parolo e Milinkovic, perché la Lazio porta sempre spesso avanti le mezzali, ed in questo dovranno essere molto bravi i centrali a controllarli nella nostra metà campo. Parliamo dei centrali di centrocampo o di difesa? Inizialmente i centrali di centrocampo, ma nel momento in cui entrano nella nostra area, chiaramente parlo di Manolas e di Fazio, perché nei precedenti derby Milinkovic e Parolo sono spesso risultati i migliori in campo, proprio perché la Roma in una fase iniziale lasciava molta libertà di azione a entrambe. È una Roma... Hai qualche timore che la Roma possa incappare in uno dei suoi approcci mentali, no, domani sera? Oppure proprio perché la Lazio invece ti si risveglia un istinto speciale? Però andando a vedere i giocatori, ragazzo mio, l'unico romano è De Rossi e il secondo è Florenzi. Gli altri sì, giocano per la Roma, ma provengono da altre città, da altre città italiane, per cui il derby non ce l'hanno nel sangue come Florenzi e De Rossi. Sì, qualora dovesse giocare ci sarebbe anche Pellegrini, però insomma... il discorso sostanzialmente non cambia, e io non credo che però la Roma possa avere un atteggiamento mentale sbagliato in una partita così importante come il derby. Abbiamo visto che è stato sbagliato atteggiamento in Roma-Bologna inizialmente, ed è stato commesso lo stesso errore anche a Frosinone, però il derby è una partita talmente importante che non posso arrivare a pensare che la Roma entri in campo scarica mentalmente. Questo mi viene veramente difficile, e sinceramente se dovesse accadere mi sorprenderebbe molto. Perché la Lazio risveglia forse qualcosa in più, no? Sì, sembra una frase fatta, però insomma il derby è... È derby. fa storia a sé per mille motivi. Bologna e Frosinone no, ma la Lazio è Lazio. Sì. No, perché però, insomma, nonostante poi i punti in palio siano sempre gli stessi, certo.
vincere una partita così importante non vuol dire solamente portare a casa la vittoria e conseguentemente i tre punti, ma soprattutto far cadere per almeno una settimana in depressione l'ambiente avversario e soprattutto non concedere a questi avversari la possibilità di ottenere questi tre punti. Quindi nella volata finale, visto che mancano solamente 13 partite al termine del campionato, se la Roma dovesse vincere, andare a più 9 dalla Lazio, con tutto che poi la Lazio deve recuperare la partita con l'Udinese, sono quantomeno 6 punti, a 12 dal termine sarebbe veramente... Tu sai io come la penso sotto questo versante, nel senso che superando un attimo le divisioni tra romanisti e laziali, se al terzo e al quarto posto ci andassero Roma terzo e Lazio quarto, io sarei contentissimo per la nostra città, perché vuol dire che Roma non sta sotto nessun ombrello, no? E al contrario, perché tutti a dire adesso terzo Milan, quarto Roma, terzo Milan, quarto Roma, ragazzi, non sottovalutiamo l'Inter, perché l'Inter sta rinascendo come il sommergibile. Se poi ormai i giochi sono fatti per tante direzioni, questi la voglia di giocare la ritrovano sia con Spalletti che senza Spalletti, nel senso che Spalletti può diventare anche una suppellettile di comodo, ma i giocatori in campo faranno la differenza, proprio perché il presidente cinese potrebbe dare delle garanzie. Quindi io, prima di dire Milan al terzo posto e Roma al quarto, ragazzi, aspettiamo le altre partite, vediamo come va, calma con i facili entusiasmi, perché nulla è decretato e nulla è sicuro. È più sicuro tentare di fare una partita molto astuta a Oporto per superare il turno. Domanda di rito, quanto la partita di Porto può influenzare la condotta dei giocatori della Roma, o da sabato a mercoledì giocatene una alla volta e pensate solo a quella magari, no? Guarda, se non ci fosse stata Roma-Lazio ti avrei dato sicuramente un'altra risposta, dicendoti che avrebbe condizionato molto la partita di mercoledì, quella di campionato. Ma è anche un giorno di più, perché giochi di sabato. Di solito quando giochi mercoledì si gioca la domenica. Adesso tu hai pure una giornata in più, la devi sfruttare, no? Sì, però essendoci il derby, io non posso arrivare a pensare che la Roma pensi ad una partita che poi ci sarà 92 ore dopo, ossia 4 giorni. Bisogna pensare al derby, perché per arrivare mentalmente preparati alla partita di Oporto è necessario fornire una ottima prestazione nel derby e portare sicuramente a casa il risultato. Poi possono intervenire tantissimi fattori, certo, lo sappiamo benissimo, come sappiamo benissimo che per la Roma sarà difficilissimo gestire il risultato ad Oporto e dovrà necessariamente fare una partita come se si ripartisse dallo 0-0, perché non siamo, tra virgolette, la Juventus capace di gestire il risultato. Però vedo segnali positivi, perché comunque il trend, al di là insomma del buco nero della Coppa Italia di Firenze, è positivo. E molti giocatori cardine, parlo di Kolarov, di Dzeko su tutti, ma anche di Pellegrini, di Zaniolo, Shaarawy, stanno forse nel loro momento migliore della stagione, e quindi è necessario sfruttarlo questo momento, perché il calendario dopo il derby ci metterà davanti a due partite altro che proibitive contro Empoli e Spal. E io so che c'è per assurdo, ma però per assurdo io le temo di più, guarda un po'. Sì, perché... E porca miseria, perché io ricordo l'andata, poi l'andata sono stato lì, vicino al terreno di gioco, perché una volta su 15 milioni si sono ricordati di darmi un accredito stampa di poter vedere la partita. Però cioè, la spalla ha modesti giocatori, forse Lazzari un po' sopra le righe meriterebbe qualche squadra più importante, tra parentesi. Però la spalla ha fatto la sua modesta partita. Visto che questi non segnavano i nostri, ci hanno provato due volte, hanno fatto due gol. Perché se poi mandano il cross dal calcio d'angolo, non salta nessuno e quelli hanno il trampoliere che segna, con chi te la vuoi prendere? Con quelli della nostra difesa che si sono guardati in faccia. Ecco dove sta il punto critico quando si affrontano le squadre minori. C'è una certa sufficienza mentale che è tipica di una squadra che si sta cercando e si sta trovando. Cioè quest'anno, chiedo scusa della ripetizione, è un anno di rodaggio. Fossero stati più lineari i dirigenti della Roma, avrebbero dovuto dire: signori, abbiamo girato pagina per questioni di bilancio, adesso cominciamo con l'anno di rodaggio. Ma l'anno di rodaggio, se termina a giugno perché tu per le plusvalenze e per il bilancio ti rivendi i pezzi migliori, sto rodaggio qui finisce più. Sì, è comunque un cane che si morde la coda, purtroppo.
Non lo hanno ammesso candidamente a giugno, ma lo abbiamo insomma chiaramente capito poi da quello che è stato l'andamento del calciomercato con cessioni importanti e gli acquisti di prospettiva, ma da cui non potevamo aspettarci nell'immediato risvolti importanti. Anzi, siamo stati anche diciamo bravi e fortunati nell'aver scoperto subito questo Zaniolo, che si sta dimostrando un giocatore importantissimo. Però è vero che poi a un certo punto devi riuscire, cioè si può riprogrammare, ma poi nel riprogrammare devi far sì che per almeno 2-3 anni la rosa rimanga quasi inalterata, proprio per riuscire a dare continuità di gioco e di risultati ad un progetto che ha bisogno di evolversi. E poi soprattutto sono convinto che nella testa dei dirigenti ci fosse un discorso particolarmente lineare, ovvero nella loro testa la Roma sarebbe arrivata quarta, tra virgolette, in carrozza. Non ponevano l'accento magari su un Milan che poi si stava dimostrando più forte di quello che poteva essere realmente, su una Lazio. Per essere cattivo, c'è la sorpresa della moglie di Gattuso, che è il vero allenatore del Milan. È una favola che sta girando e quindi io l'ho riportata, però non penso, con tutto il rispetto, che la signora Gattuso si occupi del lavoro del marito. No, io credo che Gattuso abbia voluto fare il cervello sperare un po' i toni dopo la vicenda di Collovati sulle frasi, insomma. Esatto, ed è riuscito a tenere Gattuso i piedi per terra, perché io da Gattuso mi aspettavo che fosse esonerato, cioè pensavo che fosse esonerato dopo qualche partita, anche perché Leonardo non lo ha mai visto di buon occhio Gattuso, anche quando giocavano, e invece Gattuso si è rimboccato le maniche, ha detto: questi giocatori adesso cerco di sviluppare il massimo possibile. Io ho profondissima stima di Gattuso, perché insomma, al di là di quelle che possano poi essere le sue idee tattiche, è riuscito a creare un gruppo vero nel Milan. Dalle grandissime difficoltà, perché il Milan tra novembre e dicembre ne ha attraversate moltissime, è riuscito ad uscirne fuori alla grande, a creare una coesione importantissima nel gruppo, e si sta vedendo, perché poi ma al di là dei risultati che stanno ottenendo, si vede proprio che c'è grandissima armonia all'interno dello spogliatoio. E soprattutto ha fatto fuori, tra virgolette, le teste calde, perché di un giocatore che ormai erano anni che stava al Milan, passò dalla Fiorentina al Milan, ha detto: è bollito, non si regge più un piedi, ma che vuole? Cioè, io sono rimasto, ho detto: forse ho capito male io. E invece era stizzito, ma non sarà già Pietro. Veramente credo sia chissà che magari, maturando esperienza, non diventi ancora meglio Gattuso, perché mi devo ricredere su tutti i commenti negativi calcistici, chiaramente, che avevo fatto su di lui quando allenava il Pisa, quando ha allenato altre compagini minori, e per me il Milan l'avrebbe tritato. Invece lui zitto zitto ha rifatto l'armonia di gruppo. Armonia di gruppo, e qui andiamo alla conclusione, che c'è nella Roma, secondo te? Io credo che si stia creando piano piano. Ci sono state grandissime difficoltà proprio perché alcuni senatori hanno fatto fatica ad accettare le scelte gestionali, quindi le cessioni di alcuni calciatori importanti, e credevano che insomma ci fosse stato un depauperamento tecnico importante. Adesso che comunque molti giovani stanno dimostrando il loro valore, anche i senatori stanno prendendo nuova consapevolezza, e credo che il gruppo pian piano si stia ricompattando. Stiamo entrando nella fase caldissima della stagione, mancano 2 mesi e mezzo al termine di tutto. La Roma su 2 fronti è pienamente in corsa, Champions e quarto posto, e quindi è necessario insomma serrare le file, come si dice, riuscire a ottenere il massimo da quelle che poi sono le risorse a disposizione. È una, tra virgolette, calcistica, chiaramente, quindi il termine è pure troppo forte, è una disgrazia che ce l'abbia da Zoom la partita e non Sky. Ma guarda, comunque sapevamo benissimo che a inizio stagione 10-12 partite della squadra del cuore sarebbero andate. Ho capito, ma proprio al derby? Mannaggia la miseria. Però insomma, un derby su DAZN. Mi dicono che il sito web di DAZN è scoppiato, nel senso che è bloccato per quante richieste di abbonamento ci sono oggi, perché poi tu puoi disdire quando vuoi, quindi il primo mese è gratis. E a sto punto, finito il derby, dai subito la disdetta. Chiaramente a DAZN non sono nati ieri, e il sito, magari per le troppe richieste o perché si blocca per altri motivi, non accetterà tutti, no? Sì, credo proprio che sì.
Ti porto una mia esperienza personale e ti dico che le ultime due partite giocate su DAZN, anzi le ultime tre, quella contro la Juventus prima di Natale, contro il Parma subito dopo Natale e quella di Frosinone di sabato scorso, le ho viste in maniera quasi perfetta, come se stessi vedendo allora, quindi rispetto. Siccome ufficialmente non posso fare nomi, adesso DAZN ha trovato un preaccordo e poi ci sarà accordo definitivo con un colosso della telecomunicazione. Ragione per la quale gli esperimenti dove il segnale si ingolfava dovrebbe essere snello e fluido. Poi, se Sky ci facesse la grazia anche a noi utenti, pagando di più per chi vorrà abbonarsi, chiaramente, libera la storia, di mettere uno dei canali Sky criptati proprio per DAZN, la storia finirebbe. Perché quando si va al locale su DAZN, tu la vedi in Super HD, non si ferma mai e via discorrendo, è una frequenza, mi dicono, direttamente satellitare. Noi sui PC, sugli Android, sugli smartphone non ci abbiamo la frequenza satellitare, abbiamo una frequenza di trasferimento e che a volte fa le bizze. Se sta storia finisse, allora fino al 2021 dobbiamo tenere 3 partite, 7 Sky, 3 DAZN, 3 DAZN, 7 Sky, almeno fate un canale satellitare di Sky criptato, chi vuole se lo compra, si abbona e si vede le partite. Penso che alla fin fine non succederebbe nulla, no? Sì, esattamente, insomma, quello che poi, come hai detto tu, succede per gli esercizi pubblici che hanno questa facoltà, sarebbe importante averla anche per gli abbonati privati, insomma, perché sappiamo benissimo che poi soprattutto magari per le persone un po' là con l'età può essere difficile anche riuscire a effettuare un collegamento con DAZN, dovrebbero riuscire a... Certo, Giampiero mi sta aggiungendo che oltre alla partita che si squadretta, quindi numerosi piccoli mosaici, no? Dopo, tu pensa che dopo una partita della Roma che ho visto a singhiozzo, dice, mo c'è Diletta gol, me vedo Diletta Leotta. Diletta Leotta squadrettata ha detto, non se può vedere. Vabbè, è anche una nota folcloristica, però se si sistemassero tecnologicamente questo segnale, forse non sarebbe male. Anche per Diletta Leotta, che magari avrebbe più fans, no? Beh sì, indubbiamente sarebbe una cosa molto positiva, perché sappiamo benissimo poi per quelle che sono le leggi antitrust che Sky può trasmettere solamente 7 partite su 10, è il limite massimo stabilito dai pacchetti inizio anno. Non so se... Allora, guarda, Teresa, ti dico al volo, mi ha mandato una battuta dei tre giugiù che io non posso far sentire in radio. A me mi pare tanto una... eccetera eccetera eccetera, no? Sinceramente queste sono le cose all'italiana, sì. Noi siamo maestri, no? Una nota folcloristica che però spiega benissimo poi qual è il pensiero comune, ecco. È vero. Allora, dopo Luigi Basculli dovrebbe esserci, perché ha staccato adesso da L Radio 88 e 100, Virgilio, quindi sentiremo Virgilio alle 18.30, questa è un'altra nostra grande vittoria, grande come gruppo RDR Radio 1, avremo Orazzi e Curiazzi in radio, condotta da Antonio De Bartolo, e non so se si aggiungerà come esterno un altro giornalista che vorrebbe dire la sua, un giornalista conosciutissimo, lo chiamano Mr. Milan, però vuole parlare di Roma-Lazio, e vedremo se sarà possibile, se ci saranno le relative autorizzazioni, sentiremo anche questi giganti dell'etere televisivo appunto sul nostro derby. Io continuo comunque a ripetere che, caro direttore di Questa è la Roma e dei programmi, la ossatura originaria siamo noi, io, Massimo Penzo, te, Gloria Vaida, insomma tutti questi tipi normali che sono al di fuori del circuito radiofonico e televisivo, che però dicono spassionatamente la loro, no Luigi? Sì, sì, assolutamente, noi siamo quelli che poi, il cosiddetto zoccolo duro della radio, però chiaramente tu hai fatto riferimento a dei personaggi che sono veramente importanti sia nell'etere romano ma anche a livello nazionale, perché insomma tu non hai voluto rivelare il nome del possibile ultimo intervento, ma è sicuramente una persona conosciuta. Eh sì, perché praticamente adesso si diletta a commentare anche la Roma.
Sì, ma E sinceramente devo essere onesto, perché io pensavo più che fosse, diciamo, di parte, troppo partigiano, quando c'è stato Milan-Roma o Roma-Milan, dico eccolo lì, e invece ha esaltato anche la Roma, no, forse. guarda Roberto, mi è capitato di vederlo spesso ospite in diverse trasmissioni. È una persona preparatissima, una persona che riesce a parlare di qualsiasi argomento in maniera nitida, lucida. È una piacevole sorpresa, perché anche io pensavo che al di fuori del mondo Milan vedesse poco altro, invece è No, no, veramente una piacevole scoperta. non posso fiatare. Oh, io aggiungo il monito per i giocatori della Roma: non è né il Bologna né il Frosinone. Allora, come detto da Massimo Penso, Luigi Pasculli e Gloria Vaida, sì, abbiamo preso 6 punti, l'abbiamo presi, non dico per grazia ricevuta, però per una serie di circostanze, quando in altre partite magari ci aveva detto pure male, per carità. Però domani sera c'è da fare la Roma. Io questa raccomandazione faccio: c'è da fare la Roma e da non prendere sotto gamba la Lazio, soprattutto perché la Lazio è quella squadra che magari rinasce proprio con il 3-6-1, che è un modulo di sbarramento da paura, veramente da paura. Però io spero che alla fine Inzaghi, nella sua testa, voglia vincere a tutti i costi, fa qualche fesseria e Di Francesco lo possa purgare, come al solito, come da copione. Poi la partita, ahimè, la palla è rotonda, si deve giocare, non bisogna cantare vittoria prima, ma domani sera ci sono tutte le possibilità per poter battere sta Lazio. La conclusione a Luigi Pasculli. Sì, hai detto giustamente tu che tra le partite in casa contro il Bologna e contro il Frosinone la Roma non ha giocato assolutamente bene. Possiamo ammetterlo candidamente, pur essendo romanisti, non avremmo meritato di far 6 punti e li abbiamo fatti, come anche insomma nelle giornate precedenti magari c'è stato qualche episodio in cui la Roma poteva fare qualcosa in più. Però nella partita di domani serve altro, serve grande carattere, coraggio, determinazione, abnegazione, corsa, praticamente tutti i fattori che possono poi portare a Dama. Sappiamo benissimo quanto è importante il derby, sappiamo benissimo che bisogna arrivare preparati psicologicamente alla partita di opposto, e quale miglior soluzione se non riuscire a portare a casa questi 3 punti. La squadra, dicevo, mi sembra decisamente in crescita, quindi io non voglio assolutamente sbilanciarmi in un pronostico, perché poi il derby sfugge a ogni tipo insomma di direttiva al riguardo. Certo. Però vedo la squadra preparata e concentrata, e anche Di Francesco oggi l'ha sottolineato, e speriamo insomma che le cose possano andare bene. In questo momento noi salutiamo, perché ci stanno mandando i saluti in forma scritta, tutta la comunità avventista che manda dei programmi qui anche sulla nostra radio. Chiaramente loro sono di un altro contenuto e di un altro spessore rispetto a noi, e però sulle anche argomentazioni medico-scientifiche noto che non sono secondi a nessuno, per cui quando vedete la salute, medicina e salute, vita e salute, appizzate bene le antenne, come si dice a Roma, aguzzate l'ingegno, ascoltatele, perché ci sono dei consigli che io dopo tanti anni non pensavo di sfatare certi tabù alimentari, di dieta, di cure contro l'influenza, contro altri mali che invece ci hanno sempre presentato come tocca sana. Chiusa questa parentesi, Luigi Pasculli, forza Roma, no? È il minimo, forza Roma ancora più grande, proprio perché, Roberto, siamo nella settimana forse più importante dell'anno tra il derby e Oporto. Va gridato veramente forte, bisogna rimanere uniti, e insomma quando poi ci sentiremo venerdì prossimo io mi auguro che possiamo avere ancora questo tono di voce. Esatto. Scherzoso, e poi l'invito cortese, che abbiamo l'invito cortese a fare il post partita comunque vada, mi raccomando. Sì, sicuramente. Sì. Me lo immagino in caso negativo un Pasculli che fa il post minuto 91esimo post Lazio-Roma. Non lo so se rimarrà saggio e equilibrato, ci scommetto sopra però. Mi è capitato di ascoltare l'intervento precedente di Massimo, in cui sottolineava che poi a caldo, nel momento in cui la Roma non dovesse offrire una buona prestazione, gli risulterebbe difficile fare un voto a Paolo. Diciamo che sulle ore che dovranno passare
dalla fine della partita al WhatsApp, molto dipenderà dalla prestazione e dal risultato, ma sicuramente verrà fatto, Roberto. Senza ombra di dubbio. A proposito, un ringraziamento, e con questo andiamo velocissimi alla chiusura, a te, a Massimo Penzo e a Gloria Vaida, perché i vostri post Frosinone Roma hanno fatto circa 900 ascolti globali, per cui meglio di così si muore. E improvvisamente sull'argomento del giocare male vi siete trovati d'accordo, in sintonia tutti e tre, caso molto strano, però diciamo che c'è stata una convergenza di Gloria Vaida davvero immensa, che non me sarei mai aspettato. Allora, grazie Luigi, naturalmente un saluto alla tua grandissima famiglia, noi ci risentiamo, buon fine settimana, forza Roma, dobbiamo vincere, mi dispiace per la Lazio, si consoleranno in altre partite, ma noi domani sera dobbiamo prendere i tre punti, costi quel che costi. Assolutamente, permettimi una piccola postilla, tu facevi riferimento ai risultati importanti ottenuti con il WhatsApp audio, io credo che il ringraziamento più importante debba andare necessariamente a te, perché senza, diciamo, il tuo supporto, il tuo aiuto e no, la tua... ma io più diventando vecchio piano piano mi tiro in disparte, siete voi, questo non sarebbe stato i protagonisti, la tua presenza, quindi io voglio ringraziare te e voglio augurare a tutti i nostri radioascoltatori un buon fine settimana, che sia esaltante magari con la vittoria di domani sera, e insomma speriamo bene, incrociamo le dita e incrociamo le dita. Ciao Luigi Pasculli, grazie. Ciao Roberto. Ciao ciao ciao. Ringraziamento al simpaticissimo Luigi Pasculli, noi ce ne andiamo con un brano di musica leggera e poi il prossimo collegamento, grazie.